Rachele è un'insegnante di 55 anni, innamorata del suo lavoro che ha svolto con estrema passione per 31 anni. Purtroppo, nel 2008, due infarti mettono in ginocchio la sua salute e rimettono in discussione il suo lavoro, dispensata per inidoneità. Tradotto, Rachele dal 2008 non può più insegnare perché è cardiopatica ed è costretta a passare a ruoli amministrativi, più precisamente nella segreteria della scuola dove per anni ha lavorato. Un passaggio di mansioni che l'ha duramente colpita, orari diversi, abitudini diverse e paradossalmente maggiori pesi lavorativi. Così nel dicembre 2011 le viene posta una condizione: passare in termini contrattuali al comparto scolastico amministrativo o più in generale quello statale, col rischio d'essere trasferita chissà dove. Oppure la sospensione dal servizio, ovvero la pensione. Ma è qui, per le solite maledette questioni burocratiche, che la storia di Rachele si complica. Una visita medica di controllo non comunicata blocca da 4 mesi la sua pensione. A quel punto io sono andata prima in provveditorato e poi sono passata direttamente all'INPDAP. L'INPDAP di competenza del mio caso è quella di Via Fortezza. Ho scoperto la prima volta che sono andata, è stato il giovedì 22 marzo. La prima volta mi hanno detto che la mia documentazione era incompleta, risultava una parte non tutta. Io sono andata un po' su tutte le furie con me stessa, pensando di aver omesso qualcosa. Ho chiamato la scuola, ho chiamato la signora in provveditorato che aveva preparato il tutto. Tutti avevano fatto il loro dovere, quindi era stato inoltrato alla perfezione tutto. Da un'amministrativa dell'istituto comprensivo al quale appartengo mi sono fatta preparare un'altra copia in cartaceo. Con le mie gambe sono andata presso l'INPDAP il giovedì successivo all'altro ricevimento, che è stato il 29 marzo. Contenta di aver portato la documentazione completa e quindi dire soltanto: vi rendo questa, sperando che i lavori procedano più velocemente possibile, arrivederci, grazie. Anziché dire questo, mi sono sentita dire dalla, non è colpa sua per carità, dalla persona che in quel momento era di fronte a me: senta, ormai di lei abbiamo tutto, non si preoccupi, ma è subentrato un altro problema. Si sono accorti che quando è stata emessa quella circolare famosa che parlava delle opzioni, o essere ATA o diventare ATA o nel comparto Stato o dispensa dal servizio, loro hanno omesso di scrivere che coloro che scelgono la dispensa dal servizio devono prima essere sottoposti a nuova visita medica collegiale. Gravissimo. Perché? Innanzitutto la mia dispensa è datata 29 dicembre. Tu, Stato, te ne accorgi il 28 marzo 2012. Io non ne ho colpa, non ho una lira da quella data, quindi io esigo che le cose vengano chiarite, che a me venga erogata la pensione come me, tanti altri poveri deficienti come me. Purtroppo io dentro di me ho 2 stent medicati che mi sono stati inseriti ai tempi in cui io ho avuto gli infarti, per cui non so come dirvi, ma questa visita medico di controllo proprio nel mio caso può suscitare solo dell'ilarità, del sorriso beffardo. Ribadisco, non temo la visita, ed è giusto anche che questa visita venga fatta perché lo Stato venga a conoscenza dei veri invalidi e non dei falsi invalidi. Devono finirla di giocare sulla pelle degli altri, perché chi ha la pancia piena dimentica spesso chi ha la pancia vuota. Mi riferisco allo Stato. C'è da vergognarsi, e lo dico, guardate, fatemelo dire proprio bene, c'è da vergognarsi di appartenere all'Italia, allo Stato italiano. Chiunque sia, non mi interessa nessun colore politico, qui è questione di buonsenso, che la pensione a cui penso che un po' tutti quelli che hanno presentato questa domanda di dispensa dal servizio non siano ricconi, altrimenti non saremmo qui a parlarne. Io, se avessi sposato un Tronchetti Provera, certamente non stavo qui davanti al suo microfono. Quindi, avendo sposato una persona normale ed essendo io normalissima, per andare avanti abbiamo bisogno degli stipendi.